Un benvenuto a tutti in questa video lezione dedicata alla didattica nella tecnologia. L'esempio di attività didattica riportata in questo video utilizza come risorse la rete internet, una piattaforma per la didattica in rete, in questo caso Moodle, la LIM e i tablet. L'obiettivo di questa attività è quello di realizzare, utilizzando la risorsa database di Moodle, un archivio di schede con le caratteristiche principali di alcune specie batteriche. Gli studenti coinvolti appartengono a una classe terza dell'opzione Biotecnologie Sanitarie. La prima fase di questa attività ha previsto la creazione all'interno dello spazio virtuale dedicato alla classe di un messaggio in cui è esplicitata la specie batterica assegnata a ciascun studente. Il messaggio è stato inviato nello spazio dedicato alla disciplina microbiologia all'interno del forum della classe. Si può notare che ad ogni studente è stata assegnata una specie batterica diversa. Altro elemento creato nell'ambiente virtuale della classe è stata la risorsa database. Questa risorsa, chiamata carta d'identità dei batteri, è stata realizzata in modo che l'inserimento di ciascun nuovo record permettesse di inserire i campi contenenti le informazioni di interesse che lo studente aveva in consegna da ricercare. Agli studenti sono state fornite le indicazioni di lavoro in classe. Sono stati presentati anche gli elementi realizzati e inseriti all'interno dello spazio virtuale dedicato alla classe. In modo particolare è stata richiamata l'attenzione sulla struttura del database. Sono stati presentati gli elementi di rilievo presenti all'interno di esso. È stata sottolineata in modo molto dettagliato la componente Inserisci record, con tutte le voci previste per inserire gli elementi ricercati dallo studente. Fornite tutte le indicazioni di lavoro necessarie, ogni studente, conosciuto il batterio assegnato e verificato all'interno del database le notizie da ricercare, ha iniziato a effettuare indagini all'interno della rete internet utilizzando i motori di ricerca più conosciuti. In questa fase lo studente ha scaricato sul proprio dispositivo le informazioni reperite all'interno della rete. Successivamente queste informazioni sono state rielaborate e trattate dallo studente. In modo particolare le informazioni di testo sono state trattate utilizzando l'app chiamata Polaris. Una volta elaborate, le informazioni sono state caricate all'interno del database da ciascun allievo. Di seguito si possono vedere i risultati del lavoro svolto dagli studenti. Oltre al record inserito come esempio dal docente, è possibile osservare tutti i record prodotti dagli studenti. Grazie per l'attenzione dedicata e appuntamento alla prossima video lezione.